La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola in questo periodo è chiusa e non possiamo avere gli incontri diretti davanti alle opere per commentarle insieme. Abbiamo pensato però di utilizzare le tante pubblicazioni dedicate in questi anni al patrimonio del museo per utilizzarle e poter così comunque parlare delle opere insieme a voi. Il primo nucleo che proponiamo è legato alla figura di Agostino Pallavicino, il personaggio che probabilmente sarà al centro dell'evento alla ripresa delle attività della galleria. Agostino Pallavicino è il padre di Ansaldo, il secondo proprietario del palazzo di Pellicceria a partire dal 1650. È per questo che le opere legate a lui sono state conservate dal figlio nel palazzo e qui troviamo appunto il ritratto di Ansaldo Pallavicino di Van Dyck, che è stato protagonista di una mostra e quindi di un catalogo nel 2016 dedicato a Van Dyck tra Genova e Palermo a cura di Gianluca Zanelli e mia. In questo catalogo appunto troviamo la riproduzione del ritratto di Ansaldo che subito colpisce per la sua forma con un taglio della tela direi drammatico, evidentemente conseguenza di un'antica separazione di due parti del ritratto che doveva essere di Ansaldo da un lato con un genitore accanto. A questo taglio hanno cercato all'inizio del Settecento di porre rimedio aggiungendo una integrazione della tela raffigurando un piccolo cagnolino su un tavolo con un'ambientazione in un giardino di cui si intravede sullo sfondo un vaso. Siccome Ratti nel 1780 descrive nel salotto del secondo piano nobile del palazzo di Pellicceria, un bimbo in piedi di Van Dyck di magnifica fattura, possiamo ritenere che questo ingrandimento sia legato alla collocazione all'inizio del Settecento della tela nella quadreria del secondo piano, secondo la volontà della nuova proprietaria discendente da Pallavicino, Maddalena Doria Spinola. Ma la domanda può essere dunque chi c'era prima a completare il ritratto di Ansaldo? A lungo si è ritenuto che potesse essere, come frequente nella ritrattistica di Anton van Dyck, la madre Veronica Lomellini. Aver individuato nell'archivio del museo la data di nascita di Ansaldo, il 18 maggio del 1622, ha portato a escludere questa ipotesi dal momento che però Veronica muore nel 1623 e qui nel ritratto Ansaldo è evidentemente più grande. E quindi nata ed è ormai appurata l'ipotesi che accanto ad Ansaldo fosse appunto il padre Agostino Pallavicino. Ragionando sulle date, si è individuata come possibile data della raffigurazione di Ansaldo il 1625, riferendosi alla nomina di Agostino Pallavicino a protettore del Banco di San Giorgio. E questo perché dagli studi approfonditi sulla figura di questo personaggio che ha avuto una lunghissima carriera pubblica nell'ambito della Repubblica di Genova all'inizio del Seicento, si è evidenziato l'abitudine che era tipica della sua persona di ricordare ogni carica che ha ricevuto nel cursus honorum della sua vita, ricordarla con la committenza di un ritratto. Lo vedremo analizzando, per esempio, l'incarico e quindi il ritratto che lui ha fatto eseguire in occasione di due ambasciate e ultima,
l'incarico per il ritratto nel momento in cui ha raggiunto la carica di doge nel 1637. Dunque, questo è l'inizio del cursus honorum che appunto raggiunge il suo apice con il dogato e vuole raffigurare accanto a sé l'erede che era da poco nato e da lui tanto atteso. Siamo nel 1625, nel pieno del soggiorno genovese di Anton van Dyck, che era arrivato nella nostra città nel 1621 e proprio tra le primissime, se non la prima opera con cui si presenta l'aristocrazia genovese, che poi così a lungo raffigurerà, troviamo proprio il ritratto per un'ambasceria. In quel caso, presso il Papa Gregorio XV, il ritratto che commissiona ad Anton van Dyck. Durante questo periodo sono molti i ritratti di bambino che lui esegue, oltre che ovviamente dei genitori, nell'ambito delle tante committenze delle famiglie aristocratiche genovesi. Ma certo, questo di Ansaldo è uno dei più intensi e ci lascia con forza e intensità la raffigurazione di questo bimbo, un piccolo orfano di cui cogliamo forse la mestizia e la malinconia, ma indubbiamente la grandissima dolcezza del volto.